Intanto benvenuti. Io inizialmente pensavo di raccontarvi un po' di quello che abbiamo scoperto in questi pochissimi mesi in Unione Europea, nel senso che noi siamo stati ufficialmente insediati il 1 luglio, poi praticamente il primo mese è andato solo per nominare tutti i vari incarichi all'interno del Parlamento, poi agosto ci siamo fermati, di fatto abbiamo iniziato a lavorare a settembre, quindi sono praticamente 2 mesi. Una delle cose che volevo affrontare è una cosa che comunque è abbastanza risaputa, le due sedi. Voi sapete che il Parlamento ha questa follia che ha non 2 ma 3, perché esiste anche Lussemburgo, ma diciamo a livello operativo per i parlamentari ci sono queste 2 sedi in queste 2 città, quindi noi veniamo sballottati da una città all'altra. Come vedete qui sono le 2 sale della plenaria, sono perfettamente identiche, cambia semplicemente il colore: blu è quella di Strasburgo, questa qui più giallo color legno è quella di Bruxelles. Il colore serve a noi per farci capire in che città siamo, perché ci sballottano talmente tanto che almeno dal colore sappiamo dove siamo. Ma le due sedi sono assolutamente equivalenti, potrebbe tranquillamente saltare quella di Strasburgo, che tra l'altro è una città anche poco servita, carissima. Se pensate per esempio soltanto ai servizi di sicurezza, nella sede di Strasburgo si spende più di 60.000 euro al giorno per 365 giorni per una sede che rimane per 3 settimane al mese completamente vuota. E qua io mi sono divertito il primo giorno che siamo stati a Strasburgo, il 1 luglio, mi sono fermato un giorno in più degli altri parlamentari a Strasburgo, sono entrato perché lo posso fare, ho la tessera, quindi mi hanno fatto entrare, ho scattato qualche foto e quindi vedete il bar, vedete questo è il bar chiuso, non c'è niente, qua ci sono i corridoi, ci sono questi scatoloni di plastica dove, perché vengono trasferiti gli uffici, si trasferisce tutto, parte la cancelleria, i documenti, gli uomini, tutto viene traslocato di fatto un Parlamento intero, no? Quindi partono queste cose, vedete qua sono i corridoi perché poi fanno queste sedi pazzesche che attraversano il fiume, questo qua sotto il fiume, questo è un ponte che passa sopra il fiume e collega le 2 ali di Strasburgo, questi sono i corridoi deserti, questi sono i camion che caricano, vedete qui, queste sono le casse che vengono impilate, parte tutto così. Poi ho pensato però che forse non era il caso di dirvi queste cose qua, perché un po' perché Emilia un po' ne hanno parlato, un po' è risaputo, e poi perché queste qui sono gli effetti, è quello che succede dopo. Il problema secondo me è a monte, lo stiamo scoprendo, lo stiamo vedendo, no? Chi decide perché succede tutto questo? Allora, non è sicuramente, io non è che posso spiegarvi che cos'è l'Unione Europea in pochi minuti, ma ho fatto questa slide giusto per almeno capire in che ambito noi ci muoviamo. L'Unione Europea è tante cose messe insieme, non è solo il Parlamento, c'è la Commissione, c'è il Parlamento, c'è il Consiglio, diciamo che la parte preponderante sono queste 3 figure qua, queste sotto la Corte dei Conti, le Corte di Giustizia, diciamo possiamo in questo momento tralasciare. Queste 3 sono bene o male quelle che poi portano alla creazione di una legge, ma un ruolo fondamentale ce l'ha proprio la Commissione, che è quella che, se vogliamo, è chiaramente un paragone che non va bene, ma è giusto per capirci, potrebbe essere un po' simile alla nostra giunta e al sindaco, è quella che ha la possibilità di iniziare una legge, di dire voglio parlare di questo, adesso ho deciso che dobbiamo discutere su che tipo di reti da pesca dobbiamo usare, piuttosto se quante arance dobbiamo produrre in Italia e quante in Spagna, lo decide la Commissione Europea. La Commissione Europea come è composta? Sono 28 membri, uno rappresentante di ogni paese, e questi membri fanno delle proposte di legge che poi arrivano al Parlamento, quindi noi subiamo, non possiamo iniziare noi una legge, arriva da loro, la possiamo modificare, le nostre modifiche passano al Consiglio, il Consiglio le può rimodificare a sua volta, ce le rispedisce indietro, in un palleggio che può arrivare fino a 3 volte, dopodiché bisogna mettersi d'accordo per forza, ma parte tutto da qua. Parte tutto da qua, da questi 28 commissari. 28 commissari a cui viene diviso il compito. Ognuno ha un mandato, un portafoglio, quindi si deve occupare di una singola materia. Per esempio, vedete, qui c'è una polacca che si occuperà di industria, di spazio, di medicine, di prodotti farmaceutici,
Qua invece abbiamo un greco che parlerà di, che si occuperà per 5 anni di immigrazione e quant'altro. Quindi a ognuno viene dato questo compito. C'è una cosa fondamentale nella commissione, l'ho scritta qui. La commissione dovrebbe funzionare in una maniera collegiale. E lo scrive il Trattato sull'Unione Europea, lo dice chiaramente, la commissione ha un presidente, come tutte le commissioni, il quale presidente, oltre a definire gli orientamenti del quadro, eccetera, decide l'organizzazione interna della commissione per assicurare la coerenza, l'efficacia e la collegialità della sua azione. Questo significa che se sono 28 membri, rappresentanti di 28 paesi, le leggi dovrebbero essere proposte a maggioranza. E quindi 15 contro 13 la legge passa, e se invece non si ha la maggioranza la legge non dovrebbe passare, non dovrebbe nemmeno arrivare in Parlamento. Ora, uno degli atti più importanti che abbiamo fatto in questi 4 mesi, e se ne è parlato secondo me troppo poco anche sui giornali, è stato proprio l'elezione non solo del Presidente della Commissione, ma anche dell'intera Commissione. Il Parlamento non poteva decidere un commissario sì, un commissario no, la doveva votare in blocco, o tutti sì o tutti no. Noi ovviamente abbiamo votato contro questa Commissione, opponendoci in maniera anche molto, molto forte, per un motivo molto semplice, ed è questo. Questa è la nuova Commissione, è fatta in questo modo qua. C'è il Presidente, poi vedremo chi è. Ci sono 7 vicepresidenti, tra cui uno che è il primo vicepresidente, e questo signore qua sopra, questo primo vicepresidente, ha potere di veto su tutti gli altri. Questo significa che quello che non va bene a questo signore qua non si fa. Vuol dire che esistono di fatto dei commissari di serie A e dei commissari di serie B che non contano niente. Ma se ogni commissario è un paese, vuol dire che ci sono paesi di serie A e paesi di serie B. Non vi dico dove siamo, lo capite da solo. Quindi questa è la nuova struttura della Commissione. Per la prima volta nella storia dell'Unione Europea è stata concepita una Commissione fatta in questo modo qua, con un'elite di paesi che può comandare sugli altri, bloccandone il lavoro o modificandolo. Ma andiamo a vedere chi sono queste persone. Allora, il primo, il presidente e il vicepresidente sono questi due signori qua. Io mi scuso per la foto perché uno è impallato da un vaso di fiori, ma per farvelo vedere, se per caso lo trovate per strada almeno lo riconoscete, è questo qua sopra, si chiama Timmermans, Frans Timmermans, è un olandese. Qua vedete c'è il fiore. Ho scelto questa foto perché è carina, è la foto ufficiale del Parlamento Europeo quando è stata insediata la Commissione. Se notate qua dietro qui vedete questi qua, ecco. Questo è il genio guastatore del Movimento 5 Stelle. Abbiamo nominato la foto ufficiale, perché non passerà alla storia per aver avuto il Movimento dietro le spalle che gli diceva che eravamo un po' stanchi dell'austerità. Allora, se vedete, Jean-Claude Juncker, che è il presidente, è un cittadino del Lussemburgo. Io spero che voi non abbiate aperto i giornali questa mattina, perché se non avete i primi, noi lo sapevamo già, ok? La voce girava da molto, è venuta fuori dopo la sua elezione, noi speravamo prima. Invece Frans Timmermans è un olandese. Allora vediamo un attimo questi paesi, proprio due conti fatti un po' così spannometrici. L'Unione Europea ha circa 503 milioni di abitanti. La popolazione del Lussemburgo è 549.000, mentre quella dell'Olanda è di circa 6 milioni. Vuol dire che chi comanda oggi in Europa rappresenta circa 6 milioni e mezzo di cittadini contro 503, cioè l'1,3% della popolazione europea. Noi siamo comandati da questa piccola parte qua. Allora ho voluto fare una questione numerica, perché magari questi paesi avrebbero potuto essere altamente rappresentativi dell'Unione Europea, magari potrebbero essere proprio lo standard di un paese europeo. Allora mi sono divertito andare in cerca di un po' di dati. Il Lussemburgo, lo vedete qui, no? L'economia del Lussemburgo è basata sul settore bancario, stamattina abbiamo capito perché, più di 300 aziende multinazionali facevano trattati con il Lussemburgo in maniera diretta per evadere il fisco.
il reddito pro capite dei lussemburghesi è di circa $106,406 nominali, che li pone al primo posto al mondo, sono i più ricchi pro capite al mondo. Qua sotto vi ho messo un po' di dati, se vedete Lussemburgo a 106.000, la Svizzera, che per noi sono i ricconi, è a 46.000, guardate noi dove siamo, no? Quindi ecco, questo è un paese assolutamente ricco, non credo che sia rappresentativo, è addirittura quello più al mondo, il più ricco al mondo. E la cosa interessante è che vedete, vive quasi prevalentemente sui servizi, che rappresentano circa l'86% del suo PIL, quindi questi non hanno industria, non hanno agricoltura, infatti se vedete le percentuali di questi due settori sono bassissimi, vivono di banche e di assicurazioni. L'Olanda è un po' diversa, però comunque il settore è sempre quello dei servizi, sono molto forti nelle imprese di trasporto e distribuzione, guardate un po', banche e assicurazioni. Poi c'è anche la progettazione architettonica e urbanistica, il reddito pro capita è 47.500, più alto ancora di sempre che quello della Svizzera, e noi siamo sempre qua sotto. Quindi noi siamo governati da due paesi che rappresentano l'1,3% della popolazione europea, che rappresentano due degli stati più ricchi in assoluto e che hanno un'economia diversa, a parte la Svizzera forse che non è comunque nell'Unione, che non c'entra niente con l'economia degli altri paesi, non hanno industria, non hanno nulla, è soltanto servizi finanziari e banche. Quindi quando si dice che l'Europa è governata da banca, il motivo è questo. Le banche governano perché sono qui, sono in questi due paesi. Allora io mi sono, giusto per dirvi un po' quello che ci siamo detti qua, vedete le attività finanziarie e assicurative, Lussemburgo è l'85% del PIL, per l'Olanda è più del 50%, l'Italia è meno del 26% e 5,4% è soltanto il settore bancario e finanziario. Capite la differenza che c'è? Ecco perché quando noi siamo in Unione Europea parliamo lingue diverse, non perché loro parlano il fiammingo e noi l'italiano, perché abbiamo interessi diversi, abbiamo economie diverse, abbiamo interessi politici ed economici diversi. E com'è possibile tutto questo? Perché è stata votata questa commissione? Come mai si è arrivati ad accettare tutto questo? Questo è lo schema del Parlamento Europeo. Il Parlamento Europeo dopo le votazioni è fatto più o meno in questo modo. Questo è più o meno l'emiciclo che avete visto prima, adesso non so dirvi se è quello blu o quello color legno, uno dei due. C'è l'SND, che sono praticamente è il nostro centro-sinistra, qua dentro c'è il PD, questo blu invece è il PPE, cioè il PDL. Questo partito qui è rappresentato da questo signore, Martin Schulz, tedesco, quindi la parte del centro-sinistra che oggi è la parte perdente perché le elezioni sono state vinte dal centrodestra, la parte perdente ha a suo capo un tedesco, la parte vincente invece c'ha Manfred Weber, che guarda caso è tedesco. E come in Italia c'è stata la grande coalizione, questi due signori si sono messi insieme, poi questa fetta gialla che sono i liberali, siccome gli scocciava stare fuori, si sono messi insieme anche loro e in tre fanno tre cose. Il presidente di questo gruppo qua, giusto per non sbagliare, è olandese, quindi non si scappa. Questi tre paesi, quindi Germania, Lussemburgo e l'Olanda, in questo momento governano l'Europa. Questi sono i numeri e queste sono le persone. Come vedete, mettiamo le facce e i nomi di chi oggi decide per noi. A noi questo non andava bene, non ci piaceva, lo abbiamo detto con forza. Io ho avuto la grande soddisfazione di poterglielo gridare in faccia a Juncker, quello che pensavo di lui. Mi avevo a 3 metri e mi sono sfogato. Serve a poco perché comunque lui è là e io sono qua, però va bene, intanto gliel'ho detto. Questo è un po' quello che volevo dirvi questa sera. È poco, ma noi siamo lì da poco e mi sembrava importante darvi un concetto per cominciare a muoverci anche in ambito europeo. A noi queste persone non piacciono, non ci piace questa commissione, non ci piace la governance che in questo momento ha l'Europa, evidentemente.